Si concludono in bellezza questi 3 giorni di studio qui alla Palestra dell'Innovazione con il professor Gandini della Sapienza, un corso per voi docenti per approfondire lo studio della fisica. Allora, avete costruito un dispositivo bellissimo, un ascensore, credo. A cosa è servito questo esperimento? Allora, questo è un piccolo modellino che riproduce un ascensore. All'interno abbiamo una bilancia e la piattaforma Arduino e abbiamo posizionato poi uno smartphone sopra l'ascensore. Noi stiamo cercando di studiare le variazioni di accelerazione nel momento in cui il dispositivo si muove. A cosa serve creare, ideare dei percorsi didattici così accattivanti in classe? Sono possibili? Sono costosi? No, assolutamente, nel senso che a parte la possibilità di utilizzare Arduino che prevede l'acquisto di un kit comunque poco costoso e questi sono tutti materiali propri, quindi è abbastanza semplice realizzarlo. E c'è bisogno di strutture che riescano a far realizzare queste cose. Ragazzi, come questa struttura che abbiamo trovato molto bella riesce a fare. E in realtà la cosa bella di questa tipologia di lavoro è che si sviluppano tante competenze, quindi non solamente la conoscenza del fenomeno fisico che si apprende da lì, sicuramente nel giorno dopo, ma la capacità di tagliare con una stampante laser, di assemblarlo, la meccanica in realtà che è stata abbastanza non complessa, però ci ha portato via del tempo perché c'è la cannula che deve tirare su un ascensore simulando proprio un ascensore vero. Quindi si riescono a sviluppare tante competenze che è quello che vogliamo fare, ci dicono, nella scuola di oggi. Ma la fisica è più per maschi o per femmine? La fisica ovviamente è per chi ha queste curiosità e non ha ovviamente un sesso. Purtroppo notavo che ultimamente, perlomeno nel mio liceo, sto perdendo molte ragazze, nel senso che l'iscrizione maschile è di nuovo superiore a quella femminile e per me è una controtendenza che comunque ci sono stati anni in cui si era pari, il numero era pari e c'è qualcosa che non va, forse nei modelli che si propongono, forse nella televisione che evidentemente dà un modello più femminile o più maschile, ovviamente è falso, è tutto falso perché la propensione a un tipo di curiosità più che un'altra non ha un po' con voi, con i modelli, non possiamo che dire